È risaputo che in menopausa il corpo della donna tende a cambiare, in particolare sul punto vita, sui fianchi, nella pancia alta, sulle braccia. Ma il dato più sconcertante per la maggior parte è che questi cambiamenti avvengono molto rapidamente nel periodo di preparazione alla menopausa propriamente detta. In altri termini, giusto per essere molto diretta, nel giro di pochi mesi, 3, 4, 6, il tuo peso può aumentare di 3, 6, perfino 8 kg. Ciò premesso, la forma del tuo corpo può corrispondere più o meno ad una di queste quattro categorie che ho chiamato forma corporea in menopausa 1, 2, 3, 4 e che derivano dal metodo bioterapia nutrizionale. La categoria numero 1, detta anche Cushing, la categoria numero 2, detta ipotiroidea, la 3, insulinica e la 4, ginoide. E adesso mi spiego meglio. Cosa cambia in particolare tra l'una e l'altra categoria? Sicuramente la disposizione del nuovo grasso e il nome delle forme ha in comune la fisiopatologia della malattia di riferimento. Questo però non significa che sei malata di quella patologia, ma il tuo aspetto esteriore ricorda invece chi lo è. La forma corporea menopausa numero 1 quindi è caratterizzata da un grasso in eccesso localizzato sul volto, nel distretto mesenterico, ovvero nella parte di tessuto adiposo situata all'interno della cavità addominale e tra gli organi interni ed il tronco. Si osserva poi un deposito di grasso anche posteriormente tra le due scapole, quindi interscapolare. L'eccesso di peso è secondario al dismetabolismo dei glucidi, cioè l'insieme delle reazioni che riguardano il corretto utilizzo dei carboidrati. In queste donne esiste una iperinsulinemia ed una insulinoresistenza, cioè i tessuti sono poco sensibili all'azione dell'insulina. Esiste anche una tendenza alla ipertensione e all'osteoporosi. Questa tipologia di donna produce troppo cortisolo, che non viene più controbilanciato dall'attività della ghiandola surrenale, come invece accade in età fertile. Bene, adesso veniamo a parlare delle possibili soluzioni. Indubbiamente, le strategie che possono essere adottate hanno a che fare con tre aspetti principali: l'alimentazione, la detossificazione degli organi emuntori, come ad esempio ricordo il fegato, la cistifellea, il rene, l'intestino, la cute, il sistema polmonare, il sistema linfatico e terzo punto l'integrazione. Cominciamo a parlare di alcune strategie alimentari. Per prima cosa è importante scegliere una routine alimentare e non lasciare questo aspetto al caso. Ecco dunque alcune strategie specifiche. Numero 1, scegli alimenti combinati e cucinati con lo scopo di contenere la produzione di cortisolo e di stabilizzare la secrezione di insulina. A questo fine ti suggerisco di eliminare tutti i tipi di formaggi, di eliminare e sostituire alimenti come il pane e pasta a base di farina bianca e quindi ad alto indice glicemico con cereali a basso indice glicemico e quindi uguale o inferiore a 35. La strategia numero 2 prevede che dobbiamo integrare del calcio prevalentemente sotto forma di cibo e se non basta prevedere anche una aggiunta di integratori e a tal proposito eliminare tutti i latticini, anche se ti potrà sembrare strano. Invece è opportuno inserire nella tua alimentazione alimenti come alici e pinoli, ovviamente in abbinamento ad altri cibi specifici. Nella terza strategia dobbiamo stimolare la funzione tiroidea che in queste donne tende a lavorare di meno. Nella quarta strategia prevediamo di assumere delle tisane a base di foglie di carciofo per migliorare la densità biliare. Nella quinta strategia assumiamo ad ogni pasto cibi e associazioni diuretiche, come ad esempio nella composizione di alcuni piatti con cipolle, orri, sedano, carciofa, asparagi e verza.
La strategia numero 6 prevede di limitare i carboidrati di uso comune, compresi snack come pizzette, crackers, merendine, eccetera. La strategia numero 7, vorrei che ti allenassi a ridurre il carico glicemico finale del pasto, onde evitare sbalzi glicemici post-prandiali. In pratica è meglio iniziare il pasto con una proteina e dopo circa 15-20 minuti passare al carboidrato. Nella strategia numero 8 limitiamo le proteine della carne e prediligiamo quelle del pesce. Quindi, in definitiva, un motivo per cui eliminiamo la carne e i formaggi riguarda proprio la ritenzione di liquidi alla quale essi contribuiscono e che porta ad un eccesso di peso e all'ipertensione. La strategia numero 9 prevede di assumere quotidianamente frutta fresca e secca, che costituisce un'ottima fonte per l'appunto di calcio. Ricapitoliamo adesso cosa hai imparato oggi. Per prima cosa hai imparato che esistono quattro forme specifiche di mutazione del corpo della donna in menopausa. In secondo luogo hai scoperto che la prima forma comune è la cosiddetta Cushing e abbiamo detto per cosa si caratterizza. Infine, terzo elemento, hai imparato ben 9 strategie per migliorare la tua situazione da un punto di vista alimentare, se ti riconosci proprio in questa forma. Bene, delle altre 3 forme ti parlerò in appositi video. Se hai bisogno di approfondire o vuoi accelerare su questi argomenti, fissa la tua consulenza con me, direttamente in studio medico oppure online. Trovi tutti i riferimenti in descrizione. Ciao!